veramente un nano malefico che pedala a manetta. È morto Silvio Berlusconi. Cosa? Poi calma, e adesso bagnetto è di dovere. Buongiorno, buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Siamo arrivati in quel di Trieste per questi viaggetti di 4 giorni. Sono qua con gli amici, la super crew, gasatissimi. E oggi mi portano a vedere i loro bellissimi trail, davvero molto molto fighi. Siamo sempre sul confine di Italia-Slovenia, con il mare a vista laggiù che ormai è occupato da questa brutta gentaglia, molto antipatici. Adesso partiremo per il primo trail di giornata, che deve essere molto molto bello. Vediamo cosa ci aspetta, o no? Yeah! Passa il confine di Stato. Siamo in Slovenia. Bene ragazzi, primo trail di giornata qui in quello della Slovenia. Abbiamo passato il confine italiano, siamo su Furfanti e Silvia ci racconterà un po'. Questo sentiero parte in Slovenia e arriva in Varrosandra, che è una valle piena di pozzi dove si fa anche il bagno. È molto flow all'inizio e poi un po' più scassato sotto. Passeremo anche il fiume della Rosandra. Grandi, magari faremo un bagnetto, forse no, perché qualcuno non ha detto di portare il costume in macchina, quindi in macchina. Può essere che dopo faremo il bagno. Ecco. E quindi partiremo. È morto Silvio Berlusconi. Cosa? Oh. Si parte dietro i local. Pazzesco qua. Super divertente. È caduto? Ho preso un albero in testa. Poretto. Simone, relax, cioè che voi li conoscete, io mi ammazzo. Boschetti, che belli, super caratteristico. Aspettando il trenino dei boys, stanno arrivando, infuocati, eccoli, guarda lì, uno, due, tre, 4, 5, 6, Silvia, Timo. Vai, guarda avanti, non le prendo, che figo, sì. Ed è così che in fondo al trail c'è anche il guado. Teoricamente è finito il trail, quindi ora Silvia ci dice che ci aspetta la salita, bella salita più cattiva di Trieste. Esatto. Pazzo di ragazzi, siete contenti? No, di pedalare? Dopo la salita di più. Esatto. Le pozze, che per colpa di Silvia non ci andremo, molto male. Se Ronda sole lo facevamo anche nude. Con 11 ragazzi parte così la salita. È così. Con i boys. Vince, chi vince? Ha già abbandonato così, con il cellulare in mano. Tecnica S. Guarda che forti questi ragazzi. 15% bici da enduro e vanno su come i treni. Non riescono neanche a starci dietro con l'elettrica. Anche il tunnel. Bellissimo! Partenza secondo trail, T-Rex. Finalmente con una girl un po' più stretto di quello di prima, parte un po' come avete visto pendente. Si pedala, pedala, pedala.
cattiveria. Bella qua la roccia. Fai bagno. Bellissimo, poi siamo arrivati sul fiume dove ci sono le pozze per fare il bagno. Uno spettacolo, però stupendo. Ambiente voto 10. Pausa pasticceria, molto apprezzata. E ora si è partiti per la terza salita di giornata su 4. Sul monte San Servolo. Vi metterò come sempre la traccia in descrizione, e a parte il primo trail, perché ovviamente ero talmente partita lanciata che non l'ho fatto partire. Vai. Quindi dove siamo ragazzi adesso? È morti. Toboga, ah, lei è morta. Telescopico scarico. Parla la Lucina. Toboga? Toboga. Toboga di Canova? Quasi. Quasi? Il toboga di Trieste. Trenino, giù giù. Compressioni, curvoni, non ci avevo mai pensato di venire a Trieste, crollo. Wow, mica giù, guarda, minchia, oddio, oddio. Hanno detto qua, abbandoniamo Toboga che continuerebbe giù e risaliamo un pezzo per prendere Dipson. Ecco, no, ma qua gli amici di Trieste sono molto simpatici, no? Gli si scarica il cambio, te lo cambiano e se lo rubano. Bravo, bravo. Quindi per cosa partiamo ora? Per il Dipson. Dipson. Che è a nome di un cane che non c'è più e i proprietari hanno costruito questo sentiero in suo ricordo. Figo, carini. Sì, bellissimo. Allora vedremo com'è questo Dipson. Non si dice l'ultimo, ma si dice ancora questo, e poi si va a mangiare. Non la prendo, io non la prendo più. Voilà. Sento un nano malefico che pedala a manetta. Nium. Ale Silvia, ale, ale, ale! Pedale, pedale! Quasi mi ammazzo! Ma sono anche lunghi questi tre! Molto... slow, un po' di giardini, un po' di radici, un po' di tutto. Che bomba! La luce, no? Oh. Calma. Poi anche l'ultimo trail abbiamo fatto, ora lo posso dire, e andiamo direzione cibo. E come venire a Trieste e non ordinare dei belli spaghetti con le vongole, che super. Buon appetito. E adesso vi mostro quale sarà il mio soggiorno qui a Trieste. Preparatevi. Cioè non potete capire, la terrazza con vista sul mare, spiaggia privata, barbecue. E qui mi trovo al Seaside Resort, vi lascio tutte le informazioni nel link in bio, davvero un posto fotonico su tutta la costiera
vista mare, potete avere tutto quello che volete, tende, sole, moto d'acqua, qualsiasi cosa. E adesso non mi rimane solo che fare un bagnetto. Prima però vi faccio vedere la camera, sempre molto brutta, con vista sulla terrazza. E ovviamente il bellissimo bagno. Ovviamente spiaggia privata con dell'acqua favolosa. E qua c'è il garage da dove poi tireremo fuori i SUP, le canoe e le moto d'acqua. Che top! E adesso un bagnetto è di dovere. A due passi dai trail. Ed è arrivato il momento della cenetta con questa fantastica griglia. Cioè, qua qualità è. Vedete quello che sta? A un passo dal mare e dal diluvio che sta arrivando. Che buono! Due. Allora, i locals qua mi hanno fatto i cevaptici tipici della Croazia con una salsina lajivar rustico, una salsa ai peperoni, come hanno detto che devo mangiare lo stesso, anche se non mi piacciono i peperoni. Che carini che sono, che carini. Buon appetito. Questa è una breve infarinatura, quindi mi raccomando ragazzi, non perdetevi il prossimo video dove vi farò vedere di più di questo posto stupendo, di tutti i trail che potete trovare qui a Trieste e nei dintorni anche verso la Slovenia. Io spero che il video vi sia piaciuto, come sempre vi invito a lasciare un like o un commento e noi ci vediamo nella prossima avventura che sarà nei dintorni della Slovenia. Ciao!